Ciao amici, eccoci con il nostro nuovo video del 2020, il primo del 2020. Oggi vi mostriamo come realizzare i cespugli. Possiamo vedere in queste foto come effettivamente i tedeschi, ma anche gli americani, cercassero di nascondere i propri mezzi sotto a questi cespugli. Vediamo come fare. Passiamo al materiale utilizzato, questi due materiali della Wood-like Scenic, che non sono altro che una polvere già precolorata. Oltre questo possiamo vedere come utilizziamo la colla Vinavil, che ci serve ovviamente per incollare questa polvere a questi cespugli acquistati presso il mio amico, nonché grande modellista Fabio Modeo, del quale lascio sotto nei commenti il link dove potete acquistare il materiale. Vediamo come fare. Prima di tutto preparo il cespuglio, la parte di cespuglio che voglio realizzare. Ecco qui. Metto quindi la colla Vinavil direttamente sul cespuglio, su quello che sarà il mio cespuglio. E non faccio altro che, una volta messa la colla lì dove effettivamente voglio, andare a passare il cespuglio con la colla all'interno di un contenitore nel quale ho versato entrambi i due componenti della Woodlight. Ecco qui, una volta passato appunto il cespuglio, per eliminare il superfluo, posso effettivamente molto artigianalmente battere sulla mia mano sinistra per far cadere quello che è in eccesso. Un video veramente rapido, ci vuole veramente poco per ottenere un cespuglio e per ottenere, se volete, anche una memorizzazione anche piuttosto interessante, che può essere utilizzata sia in scala 1,72 ma anche applicabile all'1,35. In questo caso vi faccio vedere com'era all'inizio e come ho realizzato io, e possiamo vedere come vicino a un mezzo in 1,72 effettivamente possa fare la sua figura. I mezzi venivano mimetizzati dai tedeschi ed ecco qua come lo potrei mimetizzare io pur volendo. Ecco qua. Quindi ho fatto un video brevissimo, il primo del 2020, spero vi piaccia. Vi rinnovo nuovamente gli auguri per questo nuovo anno. Buon modellismo a tutti e grazie per seguirmi sempre e buon modellismo ancora. Ciao!